agli insegnanti che vi hanno accompagnato questa mattina. Prima di cominciare vi chiederei una cortesia, di mettervi i cellulari e di spegnerli. Il primo novembre del 2005, durante la 42esima riunione plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 60/7 è stato designato il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell'Olocausto. Si è stabilito di celebrare il giorno della memoria ogni 27 di gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Per celebrare questa giornata, il Comitato Soci di Como, di Coop Lombardia, di cui io sono il presidente, l'ANPI, i sindacati confederali CGIL, CISL, UIL, l'ARCI, la Fondazione Avvenire e l'Istituto di Storia Contemporanea Pinamano Peretta hanno pensato di organizzare e di proporvi questo spettacolo. Questo spettacolo si intitola Invasione di campo, storie di numeri sulla maglia e sulla pelle. Invasione di campo è un monologo con la regia di Umberto Zanoletti e l'interpretazione dell'attore Giovanni Soldani ed è ispirata alle storie di sport che hanno incrociato negli anni 40 l'ascesa del Terzo Reich. In quegli anni grandi campioni hanno infiammato gli spalti più importanti degli stadi d'Europa, fino a pochi mesi prima dell'invasione tedesca. Gli spalti dei più importanti ritrovandosi poi internati nei campi di lavoro nazisti. Fra le storie raccontate nello spettacolo c'è anche quello di Arpad Weiss, di origine ebraica, calciatore, successivamente allenatore di nazionalità ungherese. Nel campionato Arpad Weiss è stato l'allenatore più giovane della storia a vincere un titolo con l'Inter nel campionato 1929-30 e successivamente con il Bologna nel campionato 1935-36 e 1936-37. Negli anni della furia nazista, Arpad Weiss si allontanò dall'Italia a causa delle leggi razziali del 1938. Esule nei Paesi Bassi, venne catturato e deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, dove morì in una camera gas il 31 gennaio del 1944. Ricordare i grandi campioni delle cronache sportive vittime dell'Olocausto è un monito affinché attraverso lo sport sia possibile fare memoria. All'ingresso abbiamo chiesto un'offerta libera. Gran parte di questo ricavato sarà devoluto all'associazione OSHA ASP di Como. Invito la Presidente, Maria Angela Volpati, a venire qui ad illustrare brevemente quali sono le attività di questa importante associazione che opera nel nostro territorio. Buongiorno a tutti. Allora, la nostra io sono Maria Angela Volpati, Presidente dell'associazione OSASP. Significa Orientamento Sportivo Handicappati, Associazione Sportiva Paraplegici. Siamo sul territorio da 46 anni e orientiamo la persona disabile a praticare attività sportiva. Le attività che svolgiamo sono nuoto, tennis e tennis tavolo. Abbiamo praticato anche kayak, sci, subacquea, vela. Il nuoto è praticato sia da persone con disabilità fisica sia da persone con disabilità mentale. Operiamo esclusivamente con i volontari e volontari giovani, per cui l'appello è anche se tra di voi ci sono persone giovani che vogliono dare una parte del proprio tempo e dedicarlo alle persone disabili, le porte sono aperte, anzi direi apertissime.
sappiate che anche persone giovani possono dare tanto, ma io direi più che dare riceverete tanto, perché a volte sembra di dire io do del mio tempo, ricevete il doppio dando, facendo volontariato. Quindi questo è l'appello, diciamo, io dico per noi come associazione sportiva, che può essere l'appello: volontari lo potete essere nella vita in tantissime altre cose. Cercate di pensare sempre quanto è importante fare qualcosa per gli altri, perché in questo mondo che ci stiamo un po' chiudendo nel nostro guscio con il nostro cellulare, è una realtà che sta diventando sempre più triste. Cerchiamo di aprirci, ci sono tante cose da poter fare come giovani. Questo anche a livello sportivo con noi. Noi abbiamo persone che, pur nella loro disabilità, sono riuscite a diventare campioni mondiali di nuoto, campioni europei. Adesso, in questo primavera, stiamo aspettando la chiamata per due persone down che devono andare alle Olimpiadi, si chiamano il Prison Game 2020, sono le Olimpiadi in Turchia. Quindi ci sono tante possibilità anche per la persona disabile. Poi svolgiamo sempre tutti gli anni una settimana al mare, sempre seguiti solo ed esclusivamente da volontari, e anche volontari giovani, ripeto, che vengono, accompagnano i ragazzi disabili, stanno 24 ore su 24 con loro. È una settimana che per i ragazzi è molto importante, perché stanno coi giovani e vivono la realtà di vivere senza i genitori, che per la persona disabile è sempre difficile stare staccata dalla famiglia, perché tanti giovani non sono attenti alla persona disabile e non si accorgono che la persona disabile può rimanere sempre da sola. Dobbiamo cercare di coinvolgere maggiormente le persone disabili, perché hanno bisogno del nostro amore. Ecco, io qui adesso ho Silvia, che è una nostra, vieni Silvia, è una nostra ragazza, che lei cosa fai Silvia tu? Vado al centro socio-educativo, faccio le attività sportive. E nuoti? E nuoto. E a te piace quando facciamo la settimana al mare? Sì. Perché sto insieme ai ragazzi, mi piace ballare, mi piace stare in compagnia. Ecco, quindi diciamo essere assieme a persone che dedicano del tempo alla persona disabile, chiaramente vedete c'è gioia, c'è partecipazione. Quindi ecco, io direi, allora in questo caso il telefonino è importante, potete poi dopo andare sul sito www.osha, che è osha.it, quindi www.osha.it, e vedete le nostre attività, vedete i nostri orari, e aspetto qualcuno di voi sicuramente a venirci a vedere, almeno a vedere, poi vi rendete conto di quanto e cosa potete fare. Adesso lascio la parola e buona visione a tutti e grazie. Grazie. Adesso un brevissimo filmato a cura dell'ARCI per inquadrare un po' la giornata di stamattina.